Bike Riders, lo stile italiano. Sono Enzo, faccio parte dell'Inglorious Bastard. Inglorious Bastard è un gruppo, è formato da un gruppo, è una nuova realtà. Siamo giovani, non relativamente giovani, perché abbiamo un anno di attività. Questa formazione, accumulata da una passione, è riuscita l'anno scorso a regalarci un sogno. Abbiamo vinto un campionato del mondo nella classe All Style. Campionato del mondo, eccola qui, questa è la bastarda, è quella che ci ha regalato questa soddisfazione, questo sogno, ci ha portato a prendere consapevolezza, forse, speriamo, di avere qualche idea nuova, nel provare non ad essere migliori della concorrenza, ma ad essere diversi dalla concorrenza come filosofia. Un altro pezzo che è venuto fuori prima della bastarda, forse quella che ci ha fatto anche partire a mettere insieme un po' le cose, un po' le diversità, un po' i colori, a vedere la moto con una filosofia diversa, quindi magari con un po' di customizzazione, ma vera e propria. Questa è una India, una Chief del 2003, l'abbiamo presa a pezzi negli Stati Uniti e l'abbiamo riassemblata secondo una nostra visione. Abbiamo voluto dare a questa casa, comunque che è Indian a livello mondiale, un po' di eleganza, riportare dei colori retro, ha una galvanizzazione in oro zecchino 24 carati e secondo noi è un gigante della strada che merita tutto il rispetto di una big twin americana. Questo lavoro è frutto di una squadra, dei ragazzi. La squadra qual è? È lui, Geronimo. Questo pezzo del 1941, scherzavo, lui Armando è uno dei ragazzi, lui si occupa dei motori, si occupa anche delle torniture, siamo tutti un pochino polivalenti, niente, in questo caso lui sta facendo delle manopole e sono pezzi che creiamo noi per la nostra azienda, come ogni pezzo che mettiamo sulle motociclette. Belli, moto degli anni 70, questo viene fuori come un cafe race. Questa è parte sempre anche della nostra filosofia, è una moto che sicuramente si presta anche magari a piccole eleganze o piccoli particolari. Quello che però cerchiamo di mettere in ogni moto che facciamo, al di là di cercare di creare qualcosa di nuovo, come in questo caso non togliere i classici ammortizzatori e metterne magari uno di quelli in estensione, per cercare di diversificare le cose, e anche un discorso sui materiali. Cioè tutte queste finiture comunque tengono conto che è un cafe race. Cioè questa per esempio è una piastrina che è in magnesio. C'è un prodotto leggerissimo, sono prodotti che usano anche sulle gare. Quindi quello che è la nostra filosofia è sì cercare di fare un prodotto bello perché dovrà essere usato per strada. Ma cercare di restare anche fedeli alla realtà, cioè è un cafe race, nasce comunque per qualcosa di sportivo, di corsaiolo, quindi metterci i canoni di costruzione per una cafe race, quindi portarla a una leggerezza, a un'ottima guidabilità, per noi è importante su tutti i tipi di moto che proviamo a fare. Mando, Massimo. Questa è quella che dovremmo provare a fare. Cos'hai partorito stavolta? Niente, è una cagata come al solito. Speriamo di rivincere il campionato. Dai, un telaio rigido. Dobbiamo provare a fare un telaio tutto in inox, speculare dalle due parti, ma che dia questa forma leggermente a farfalla. Unica, sì, telaio tutto in inox,
Io adesso qua ho già messo delle raggiature, sarà 35-40 il trucco centrale, solo che avremo queste due parti qua che si interrompono e con una piastra sostengono un paramotore sotto. Motore metteremo un VL 1930, poi vedremo come svilupparlo. Quello che abbiamo di là? Sì, per una parte, mentre in cambio pensavo a un cambio di SA, un cambio degli anni 60, tipo del Gold Star. Il serbatoio? Il serbatoio invece che farlo classici che vengono fuori, pensando alle vecchie biciclette, vorrei che il serbatoio rimanga all'interno del tubo, quindi che queste luci si vedano, ma che non siano sporgenti fuori dal telaio, deve rimanere all'interno dei due canotti. 35-35 saranno 70, lasceremo una luce da un centimetro, noi avremo un serbatoio che sarà di 8 centimetri, sarà piccolo sicuramente, sotto canna, all'interno della canna. Avremo l'ausilio di altri due serbatoi laterali, uno benzina che con una pompa si raccorderà a questo e dall'altra parte olio, come abbiamo dato alla bastarda, perché almeno raffredda, almeno riesce a lavorare in modo raffreddato. E qua dietro piazziamo la nostra novità, quella che vogliamo presentare. Gli mettiamo il nostro mozzo elastico, quindi esteticamente rimarrà un rigido, però effettivamente avremo un motore che è ammortizzato. Questa è la misura reale, la forcella davanti ancora ci sono delle perplessità, è stata disegnata così. Non è resistente la... No, mi piacerà calarla anche noi, come tutto il resto. Ragazzi, domande? Quel cerchio, cioè cos'è? Che misure adopereremo? Allora, il cerchio qua è stato disegnato per fare un 21, anteriore e posteriore. Poi, secondo me, in fase d'opera valuteremo se effettivamente conviene dargli un assetto leggermente più basso dietro, quindi usare un 19 e tenere un 21 davanti, o se improntare la motocicletta in una linea abbastanza orizzontale e usare un 21 e un 21. La mia prima idea era di fare un 21, staccarci un pochino magari da quello che mi ha fatto anche dalla bastarda e provare comunque a dargli sempre quella linearità, ma con due cerchi un pochino più grandi, perché secondo me incassano la moto, due cerchi grandi incassano leggermente la moto e il guidatore tra le due ruote, dà un'idea di più di protezione. Il passeggero deve stare leggermente protetto dalla motocicletta. Può anche darsi, possiamo valutarlo, Max, se mettere un 21. L'importante è che non dia quell'effetto che vedo in tante motociclette dove il pilota sembra in prestito. La motocicletta è bassa e quello è sopra fuoridimensionato. Cioè, tipo la bastarda, deve stare dentro. Le nostre moto devono dare quel minimo di idea di dentro la moto, essere parte della moto, non essere un superlettile come un tappo di serbatoio messo di su. Proviamo? Andiamo avanti? Ok. Cause I know little blues
can make you feel good. Can make you feel good. Yeah, cause I know only the blues can make you feel good. Fatto? Poi dici che non so fare un cavolo. Ah, aspetta, adesso lo provo, faccio due segni qua. Gli hai dato anche lo smeriglio? Hai fatto anche le piastre? È venuta abbastanza bene, guarda qua. Adesso poi. Tanto queste dobbiamo incassarle dentro. Questo qui è quello che si innesta sopra. Sì, ci siamo. Dammi. Mettilo in punta sull'asse, aspetta, prima facciamo. Ok. Fallo girare leggermente. Beh, lo svegliamo poi dopo. Sì, ok. Dai, ci siamo, va bene, continuiamo a piegare gli altri. Lì gli hai dato una smossa su. Con bacia. Sul sì, canotto. Lo mettiamo in dima, dopo ci guardiamo. Tanto dobbiamo fargli tutta la nocciatura per il canotto da 50, quindi. Perfetto. Ok. Bene, dai, proseguiamo con gli altri. Intanto sul canotto vediamo un po' se tieni il suo, Armando. Allora. Sei sul segno? Massimo, mi passi una piastra? Dov'è? Di là. Ce n'è di su. Questa va così. Dobbiamo fare sì i tagli al telaio perché dobbiamo farli incastrare. Non tutti. Ok, tienimi solo qua, l'altro tubo che hai piegato è qui, vero? Devo solo vedere, controllare la raggiatura un secondo. La raggiatura. Questo si innesta dentro. E andiamo a creare l'asse. Dobbiamo mettere in centro il motore. Poi. Sì, dobbiamo accorciarlo lì. Questo lassù non lo prendo giù. Sì, dai, dobbiamo accorciare quei due tubi, fargli poi lo scasso e andarci a collegare su al piantone centrale che deve scendere giù. Ok, va bene, dai, rimisuriamo poi tutto su disegno e ci siamo, sì, ok. Possiamo iniziare a puntare dopo. Bike Riders! Ogni donna è un mondo da scoprire, ma le donne biker sono molto speciali. Ciao Daniela, come stai? Ciao, come stai? Bene, tu? Benissimo, grazie. Daniela, allora io sono qui perché vorrei personalizzare la mia moto. Iniziamo, quando volete, ditemi tutto. La mia passione nasce perché sin da bambina mio padre è motociclista e lui praticamente anziché farmi giocare con le bambole mi faceva vedere i motori, mi portava sulla moto. Io voglio una moto, la voglio con un motore che batta esattamente come batte il mio cuore, la voglio bella, la voglio raffinata ma nello stesso tempo la voglio aggressiva, la voglio maschio e quindi in questo credo che Cristiano possa benissimo rappresentare, anzi costruire quello che io vorrei. E sono un'appassionata ovviamente di carburatore perché mi pulsa nel sangue, mi pulsa nel cuore e quindi ho scelto questa moto del 92 e Cristiano realizzerà per me questo chopper e, diciamo, tenendo comunque le basi del carburatore, le basi di quello che è una moto spartana, però con queste migliorie che lui ovviamente saprà
come mettere una moto sicura, ma nello stesso tempo una moto estrema. La mia personalità è un po' Dr. Jack e Mr. Hyde, nel senso che faccio un lavoro per cui durante la settimana vesto totalmente diverso, devo andare in tailleur, devo essere una donna in carriera. E invece quando vado in moto assolutamente sempre nella norma, quindi comunque tutte le precauzioni per stare in strada, ma sempre quel tocco di eleganza, pertanto il casco rigorosamente uguale alla moto. Il mio sogno a questo punto, appena io potrò avere la moto, io partirò forse per un mese, non so dove, da sola, zainetto sulle spalle, a realizzare il mio sogno, a conoscere posti dove non sono mai stata, assolutamente io e la mia moto. Una grande passione lo coinvolge, una moto lo porta in alto. Vanni Oddera, un uomo, un mito. Per gli appassionati la moto è la seconda pelle e per questo secondo me la moto va customizzata, ovvero renderla personale. E perlomeno io faccio così e tanti appassionati fanno come me, prendono una moto standard e mettono la propria passione dentro la moto e alla fine è come un tatuaggio anche sotto la pelle, scrivi la tua storia nella tua moto, scrivi la tua storia sotto la pelle nei tatuaggi. Le parole sembrano più distratte, stanche, e tu ci giri intorno, quanto è strano il tuo universo, per te fa poi lo stesso quando poi ritorna il giorno. E poi comunque è proprio banale andare in giro con una moto che esce così di standard, a me proprio non piace, bisogna metterci sempre un tocco nelle proprie moto. E poi questo è bello perché comunque entra poi nella storia e la tua moto anche una volta che la venderai andrà avanti nel futuro anche senza di te. Forse domani c'è ancora la voglia di
you better close it and let me guide you to the purple rain. It's time we all reach out for something new. Yeah. That means you too. You say you want a leader. Purple rain, purple rain. But you can say no, make up your mind. I think about the closing. Rock e blues, la nostra colonna sonora. Se avete qualche brano vostro, mandatecelo. La sicurezza non è un optional e lo abbiamo sempre detto. Come sempre vogliamo esservi utili e oggi ci aspetta un incontro speciale. Il dottor Marco Guidarini, esperto chirurgo, è il presidente di un'associazione che vuole la sicurezza a tutti i costi. Si chiamano Motociclisti Incolumi. Sono Marco Guidarini, presidente di AMI. Io sono un medico, un traumatologo, ma sono da molto prima di essere medico un appassionato di moto da corsa, dal cross alla velocità. Abbiamo fondato nel 2003 l'AMI, Associazione Motociclisti Incolumi, proprio per evidenziare i pericoli che si possono trovare sulle strade e dare un metodo di analisi agli incidenti, proprio individuando alcune cause di incidenti principali come la velocità, diciamo, la distrazione, alcuni errori di guida e altrettanto importanti cause di lesioni, che sono principalmente gli ostacoli fissi, quelli che purtroppo e troppo spesso si vedono sulle nostre strade, dai guardrail ai lampioni in esterno curva, principalmente nelle vie di fuga, ai paletti, ai segnali di pericolo generico. Ecco, noi diciamo in AMI, spesso ai nostri corsi, sia su strada che in pista, che è assurdo oggigiorno vedere che un segnale di pericolo generico ha il maggior pericolo nel palo di sostegno, un palo metallico che non dovrebbe esserci e spesso è appunto causa di lesioni. Ovviamente trasmettiamo con la nostra associazione anche una passione bellissima, che è la passione per la moto, per i veicoli a due ruote, che danno quindi un senso di libertà, un senso di, diciamo, di gioia, di felicità, e tale deve rimanere proprio perché la moto deve, diciamo, dare cultura, deve essere un mezzo di diffusione di cultura dello star bene insieme. Noi in Italia viviamo in un paese in cui le strade sono veramente, diciamo, dal punto di vista panoramico, sono veramente belle, permettono di girare posti meravigliosi dal punto sempre di vista panoramico. Purtroppo non sono sempre delle strade sicure e con dei margini e delle riserve di sicurezza paragonabili a quello che spendiamo anche in tasse. Quindi ecco, la nostra cultura, la cultura AMI, vuole trasmettere ai motociclisti un modo nuovo, anche se vogliamo un modo più sentito di viaggiare in moto con maggior sicurezza. Noi diciamo chi vuole andare forte venga in pista, facciamo dei corsi bellissimi, tra l'altro in autodromo, sulle strade andiamoci con la testa e con una cultura. Ecco, noi durante i corsi di guida su strada abbiamo messo a punto alcune regole molto semplici che però possono salvare migliaia di vite. Proprio, ripeto, le nostre regole semplici possono salvare migliaia di vite. E per questo queste regole, che derivano poi da anni, anni e anni di esperienza, di chilometri, migliaia di chilometri percorsi su strada, le trasmettiamo anche nel libro. Le ho raccolte proprio in questo libro che mi ha richiesto 3 anni e mezzo di lavoro, e l'obiettivo è quello di salvare veramente migliaia di vite. In tutta Europa abbiamo calcolato si possono salvare 25.000 persone con degli accorgimenti e dell'esperienza. Parliamo di distanza di sicurezza, che è utilissimo sia in moto che in auto.
o con qualsiasi altro veicolo. La distanza di sicurezza si misura in secondi. Valutate sempre, quando avanti a voi un veicolo passa sopra un punto di riferimento, che può essere una buca, e non mi dite che non ci sono buche sulle strade italiane, o su una macchia di asfalto, o su una striscia. Valutate bene, quando il veicolo passa su una striscia, voi dovete contare 1, 2, 3, al 3 ci dovete essere voi, quindi contando con, diciamo, con una certa calma, 1, 2, 3. Al 3 dovete passare su questo punto di riferimento. Se ci passate al 2 o all'1 vuol dire che siete troppo sotto al veicolo, e quindi se il veicolo frenasse improvvisamente per un pedone che attraversa o un altro veicolo in senso contrario che invade la corsia, non ce la farete mai ad evitarlo e quindi rischiate un tamponamento con gravi danni, pericolosissimo, soprattutto con veicoli a due ruote, anche a bassissima velocità. Quindi importante, 3 secondi dal veicolo avanti. 1, 2, 3, al 3 devo passare sul punto di riferimento che ho scelto. Ragazzi, ricordatevi, guidare bene significa godersi la vita più a lungo. Il logo di Bike Riders non è nato per caso. Raccoglie in sé l'essenza del lavoro italiano, la ruota dentata che rappresenta l'industria, le ali con cui far volare la fantasia e la stella che ci fa da guida. La mia storia inizia negli anni 60, quando occasionalmente ho conosciuto un disegnatore che lavorava in uno studio di cartone animato. Sono stato invitato a fare una prova, mi hanno accettato e da lì è iniziato il mio percorso. Come disegnatore intercalatore in uno studio di cartoni animati, quando allora andava di moda Carosello. Presento quelli che sono stati i nostri elaborati grafici per, diciamo, un'ideazione del logo di Bike Riders. Qui abbiamo varie proposte che abbiamo poi elaborato con Giorgio, passando da un discorso di idea, quindi di progettualità, con le varie forme e gli elementi che abbiamo unito, ovvero lo stemma della Repubblica Italiana con anche il simbolo dell'Italia rappresentato dentro la stella, un'idea di libertà, in questo caso rappresentata dalle ali, e i colori della bandiera sempre presenti su tutto il logo. Dalla mattina alla sera non si faceva altro che disegnare con la matita, poi col tempo ho capito che avrei potuto fare altre cose più interessanti e la curiosità mi ha spinto a mettere piede nel mondo della grafica. Ho lasciato perdere gradatamente tutto ciò che era progettualità grafica e ho cominciato a fare illustratore. Però ogni tanto venivo contattato e venivo stimolato a fare di nuovo quello che facevo prima e ho ripreso a farlo. Infatti attualmente siamo stati interpellati da voi e abbiamo realizzato questi bozzetti. Diciamo che per partire da questo, per arrivare a questo risultato, siamo partiti dall'idea che volevamo esprimere, cioè libertà unita alla meccanica, e in un progetto custom questo è sempre presente. Con Giorgio siamo partiti da un discorso di grafica manuale, tradizionale, per poi evolverci e arrivare a un risultato digitale che poi utilizzeremo anche per varie fasi dell'elaborato. Siamo partiti dall'idea dell'ala, per poi riportarla a speculare, per poi arrivare a un discorso di meccanica unita all'idea di libertà. Qui nel logo infatti troviamo questi elementi, tutti insieme, uniti, partendo però sempre comunque da una base che è manuale. Ed è questo il bello del poter customizzare le cose, partire da qualcosa di da un'idea e arrivare a un elaborato. La prossima settimana saremo ancora qui con una nuova moto e le novità più interessanti. Non mancate! Firmare carte dietro due righe, coccodrilli pronti alle gambe.